essere un esorcismo quella canzone, ma non lo è stata Ho notato le molto. differenze tra la lista d'allora, questa, e Sì, la lista di oggi. Sono i migliori che se ne vanno. è vero. La Pivetti è finita a Bisturi. Sì, è vero. Per Cosoforte. certi. Previti, non... dove è finito Previti? Previti, credo che sia a casa sua adesso, però è sempre lì. La cosa che mi Casa sorprendeva. sua in Parlamento, se non ho detto Certo, che ti non ho sembra casa sua in Parlamento, domiciliari, non ho casa sua in no, eh. Parlamento. No, la cosa che è stranissima è che ascoltando la canzone, veramente, fosse passato un giorno come un secolo. Scherzi a parte, Sì. perché Pericle spaventa chi ci governa? Ammesso, per la verità, più che Berlusconi, bisogna stare attenti ai Berlusconi, cioè alla genere, i più realisti del re. Sì, credo di Io non sì. so quanto sia stato felice Berlusconi che qualcuno in Rai gli abbia fatto censurare Pericle, Io in credo fondo. che comunque, guardandolo come personaggio teatrale, lui è uno di quei tipi di uomini che tengono il potere ma amano circondarsi di persone non molto leali e secondo me, e non molto neanche intelligenti. Cioè lui deve avere una corte. Quindi questo prima o poi sarà un pericolo, un prezzo da pagare. E credo che ci siano, il vero problema siano i colonnelli. Detto questo, non lo so, in questo momento quello che dà fastidio è il modo come si fanno le cose, oltre a quello che si dice. Perché in realtà uno può fare anche delle battute su Berlusconi, sul governo. Io poi, che tra l'altro le faccio su a largo raggio, perché pur avendo un'idea politica mia abbastanza precisa, anche se non riconducibile a un partito, amo fare ironia anche sulla sinistra e amo anche mettere in gioco me stesso, perché altrimenti secondo me la satira che si limita solo allo sfottò, è meno Però divertente. grandi alla Rai, eh? Hanno anticipato la grande, la guerra preventiva con la censura preventiva. Certo, è un pericolo però, perché vedi, la guerra preventiva porterà al terrorismo preventivo. La satira preventiva? La satira, la censura preventiva porterà alla satira preventiva. Come ci armiamo di una videocamera e poi distribuiamo le cassette in giro, non lo so. Ma non funziona No, così, non eh. Perché non vi si vede più molto in giro in televisione, voi comici? Chi va sostituito? Beh, cioè, pare che ci sia questa lista, questo quaderno nero, ma il vero problema comunque non è riguardo a me, Luttazzi, Fo, Guzzanti, perché comunque noi uno spazio ce lo siamo conquistato, comunque facciamo interviste, noi comunque riempiamo i teatri, più ci censurano, anzi a volte la cosa ritorna quasi paradossalmente a nostro favore. Sì, Il qualche vero dubbio mi è venuto sulla censura cinematografica, quando si urla la censura per un film, che è un bidone, quello schizza, poi... Ora, il problema vero è per chi inizia adesso, non solo a far satira, ma anche a proporre qualsiasi cosa che abbia a che fare con la qualità, con l'intelligenza, con la poesia. E immagino che un giovane che vuole proporre, e lì è la gravità, qualcosa di nuovo, oggi non entrerà neanche nell'ultimo atrio, dell'ultimo androne, del penultimo corridoio, del quart'ultimo network, del terz'ultimo teatro. In fondo, a sinistra o a destra? Fuori, comunque. Come spiega che se la satira fa paura, Zelig fa il piano d'ascolto? Credo che lo dicano gli stessi autori di Zelig. I loro riferimenti non sono quelli della satira né classica né nuova, sono né io né Grillo né Fola, no? L'hanno dichiarato. Sono per una comicità che con la satira ha poco a che Perché il fare. governo ha così ben capito che i teatri è come se non esistessero? Cioè l'unica cosa che controllano è la televisione, che è quella l'unica che conta. Sì, È però vero o è un ma errore? non è un errore. Questo è fino a poco tempo fa. Secondo me qualcuno si sta domandando cosa sono quei luoghi dove si incontrano delle persone vive, che incontrano delle altre persone vive, senza che ci sia uno schermo in mezzo, senza che ci sia una nomination, eppure si divertono. Allora si stanno incominciando a incuriosire, anche perché alcuni spettacoli, alcuni teatri funzionano molto bene. Ed è vero che il teatro raggiunge meno persone, però è altrettanto vero che le tocca, mentre la televisione
Quando fai satira in televisione, porti la provocazione, porti la verità, che fino a quel momento era stata nascosta, cogli il ridicolo, però è tutto molto potente, ma allo stesso tempo ti tocca un po' più lievemente di quello che fa il teatro. Un Qualcuno teatro forse ti può dice, cambiare. lei dice che qualcuno lo sta osservando, vuol dire che non ha preso il divieto di assembramento di più di una persona? Voglio dire questo, voglio dire che si può benissimo continuare a fare quello che si sta facendo adesso con i teatri, mettendoli ancora di più in difficoltà di poter lavorare. Perché questa RAI, l'ha Soluzioni. detto lei, somiglia a un sommergibile russo in disarmo? Perché l'ultima volta che sono stato dentro, l'immagine prima che mi è venuta è stata quella di un sommergibile russo in disarmo. Ho detto russo anche con un po' di ironia, ma non avevo Tutti al bisogno, pezzo, tutti avevo attaccati, bisogno di un pinghiati. pezzo di carta bianca per scrivere quello che dovevo fare e non ce n'era in nessun ufficio. Sto parlando di carta, non sto parlando di pellicola. Senta, diciamo che lei ha fatto 90 repliche di un testo celeberrimo ormai che La Costituzione della Repubblica Italiana. Un classico. è. Un classico. 90 repliche, 140.000 spettatori. In quanti lavorano? Televisivamente è un fiasco. Sì, certo. Ma secondo quei luoghi misteriosi dove ci si Esatto. riunisce persone fisiche con persone fisiche e non virtuali? Certo. Un successore. La conoscono la Costituzione, secondo Allora, io ho notato questo, io ho fatto questo spettacolo da Trapani a Trento. All'inizio, quando abbiamo cominciato il tournée, un anno e mezzo fa, 2 anni fa, circa, 1 anno e mezzo fa, sicuramente c'era un'inconsapevolezza. Conoscere la Costituzione, come la gente dice, ma io stesso a volte conosco Molière o Shakespeare, altri classici, poi alla fine si conosce il titolo, l'argomento, ma nessuno si ricorda bene i protagonisti, i passaggi, l'assassino, queste cose qui si dimenticano. Man mano che sono andato avanti in tournée, ho trovato sempre maggior consapevolezza da parte del pubblico. Io ho modo di recitare, io recito col pubblico, non al pubblico. Quindi a volte c'è anche un dialogo. Quindi finisco lo spettacolo e anche il pubblico mi ha dato qualcosa su quello che sta accadendo. Se non altro riguardo ad articoli che riguardavano i loro problemi, fossero il lavoro, fosse la minoranza linguistica Bolzano, la salute o quant'altro. E devo dire che nel corso della replica alcuni comuni e alcuni teatri hanno avuto la splendida idea di distribuire fuori dal teatro come libretti d'opera al melodramma la prestazione. La Costituzione come bestseller. Ha nominato l'assassino, mi ricordo quella frase appunto in cui lei dice, un classico più classico della Costituzione, non l'ho trovato.